Non c'è una motivazione. Perché non vuoi salvare Antonella? No, non c'è una motivazione precisa. Beh no, scusa, perdona, ci deve essere, se la scegli ci devi essere. No, la vedo un po' giù in questi giorni. Se spero che insomma si possa riprendere un po', però se mai dovesse tornare a casa so che ha Edoardo e quindi sarebbe ben felice di tornare. Quindi è la classica eliminazione salvifica, cioè dato diciamo che lei non sta bene, che si sente un po' giù, decido di mandarla all'eliminazione perché così potrà rivedere il suo Edoardo. Ma l'ho vista un po' giù in questi giorni. Antonella, che ne pensi di questa motivazione? Va bene Alfonso, perché tanto, cioè, se il pubblico mi vuole a casa è giusto che io vada a casa, quindi va bene. Ognuno può fare le sue scelte, sia di strategia che non, in questo caso, quindi... Beh, però magari il pubblico ti vuole e quindi non ti vorrà eliminare al televoto. Non è così certo e scontato l'esito, anche perché ci saranno altre persone con te che andranno al televoto. Quindi... Spero io di nuovo, tranquilla. No, spero di no. Okay. In realtà non è strategia, perché comunque no, che loro sono... Ma siccome l'aria per me è diventata un po' pesante, preferisco andarmene, vi dico la verità. Cioè, perché? È un po' giù in questi giorni, sicuramente sta diventando un po' pesante. Ma perché non ce la fai più, Antonella?